Er Crimine torna a far parte delle nostre vite. Er Crimine torna finalmente a sorprenderci. Bentornati sul terzo episodio di Crime Scene Cleaner. Bentornati sul mio canale di gaming. Prima di iniziare vi ricordo che potete lasciare un like, è gratis. Lasciare un commento, è gratuito. Abbonarvi non è del tutto gratis. Nei commenti fatemi sapere, è riniziato la scuola? Quanti anni hai? 4, coglione, cresci, sei un uomo, vai al lavoro. Er Crimine... non sento nulla. Bitch, sono stronzo, baby, e mi viene addosso, rugby. Sa che sono il boss di Star Epsid. Partito Mad Men. Crime Scene Cleaner Simulator 2 Unplugged Restored. Una nuova versione finalmente è arrivata sui nostri teleschermi. Possiamo continuare episodio numero 3. Siamo in un punto in cui non mi ricordo. Tanto la storia, da quello che abbiamo visto, è un po' così. Non è così fondamentale. L'unica cosa che dobbiamo sapere è che siamo affiliati alla mafia. Due uccelli, una tragedia. Volevo solo aiutarla a scappare da una relazione tossica, ma ho finito per creare un disastro terribile. Non volevo che andasse così lontano. Ora devo sbarazzarmi del corpo o mi rinchiuderanno per aver ucciso quel figlio di puttana. Devi aiutarmi. Nessun problema, caro amico. Tre corpi. Piccolo il luogo, ci piace. 6K. Dollaroni. E noi godiamo ancora di più. Capitolo 2. Ma come capitolo 2? Mai scherzare con l'amore dei genitori. Se una cosa del genere capitasse mai a Elena, non voglio nemmeno immaginare una cosa del genere, perché so già che farei qualsiasi cosa per salvarla. Sua figlia Elena, no? Quella malata di cancro. Eccoci qua. Ah, questa è dimensione piccola. Un'intera casa. Oh, guarda che bella casa. Completamente distrutta dal sangue. Che vedi qua, de fer giretto. Qua si sistema tutto. Qua c'è er bagno. Ricordiamoci che noi, una cosa che sbagliamo, parlo di noi, parlo anche di voi, perché io non posso mai sbagliare da solo, sono i segreti. Non li famo mai. Cioè non riusciamo. Esploriamo molto, perché esploriamo molto, ma non facciamo mai questi fottuti segreti. Allora io inizierei dalla stanza piccola, cioè dal bagno, e che in realtà è pulito. Missione compiuta, Kowalski. Missione compiuta. Idropulitrice, innanzitutto. L'acqua già c'è. Aspetta, posala un attimo qua. Facciamo la tecnica del doppio secchio. Tu mi direi, che cazzo è la tecnica del doppio secchio? Uno è quello, l'altro è questo. Rallenta la velocità con cui gli strumenti si sporcano. Aumenta la capacità degli strumenti di pulire. Rallenta il tasso di contaminazione dell'acqua. Aumenta l'area di lavaggio. Bello questo, mi piace. Ci sborri un po' dentro. Questo lo appoggi qua. Così c'hai sia l'idropulitroie che... quello. Facciamo azione. Siamo delle colf rumene in questo caso. Raccogli prove 0 su 3. Elimina i rifiuti. Rimetti i mobili al loro posto. Pulisci il sangue. Questa è la prima prova. È tutta colpa di Kyle. Prima ti ha fatto provare le droghe. Ora vuole trasformare la mia bambina in una prostituta. Jane, che è la figlia, non capisci. Siamo anime gemelle. Ci amiamo. Questo non è amore. È una malattia. Se ti fa male ancora una volta, lo ucciderò. Se fai così, mi ucciderò io. Diglielo un po'. Ok, abbiamo una prova su 3. Mo le altre, vale a capito, stanno. Prima cosa, io direi di dare una pulita generica a tutti questi rifiuti organici, che non sono organici. Time for a bag swap. Di già, estrai il sacchetto e buttalo là. Attenzione, lì ho visto un tirapugni, ma adesso raccogliamo, dammi un attimo. Raccogli tutto, 93. Sperando che non si bughi come l'ultimo episodio, che mi sarà buggato un pezzo de coso. Questa si butta, sì. Un pezzo de roba dentro al muro. Lì sarebbe complicato. Guarda, è il sangue, frate, è il sangue de Dios. Vabbè, senti, mo lo cerchiamo. Raccogli questo, che è la seconda prova sicuramente. Qualcuno ha portato argomentazioni extra per il discorso in famiglia. Boom boom boom. Cazzottoni sotto la giugulare. Musichetta. E lo raccogli. Ti direi che se inizia a pulire da qua. L'idropulitrice, secondo me, tipo er tappeto, conviene molto di più fallo con la spugna. Tu fai così, sborri un attimo. Guarda qua come fa. Bam 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 bam. E se pulisce tutto er sangue. Vi posso dire, mi è mancato il videogame, sì. Vedevo l'ora di tornare qui a pulire. Cazzo, voglio pulire. Io sono malato, malato. Deve essere tutto pulito. Questa la poi raccoglie e la poi appoggia qua. E stiamo nel chill. Ah, sistema quello. Sistema quello, t'ho detto. Oh, chiudi questo. Chiudi questo. Quello non si può. Chiudi questo. Ok, sistema questo. Con l'imposizione della mano. Questo lo prendi e lo poggi un attimo. Non si rompe tanto. A posto. Ma è olio. Se gode. Utilizza il mocio. Ok, 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 ok. Tecnicamente. Oh, ma dimmi andove. Ma che cosa. Prendi questo allora. Scusa, fai la Q. Ma qua è pieno di merda. Ok. E se vola. Metti una sedia qua. E se vola. Sistemiamo le sedie. Qui deve entrare gente che deve dire: merda, ma questa casa è veramente pulita. Arrivi alla sedia e la metti là. Guarda che già la prima base, a parte quelle macchie di sangue lì a destra, che sembra che sia esploso un cervello, ma sembra e basta. Dammi la spugna. No, mannaggia il papa, ogni volta questa cosa. Non c'è una skill tipo evita che si rovescia tutto? Come direte, puli sta zona qua. C'è roba sul muro. No, zero roba. Perché questo è viola e quello è blu? Questo è sangue di capra. Oh, ma sgocciola. Ah, ma lì c'è un cadavere. E se pulisce? Ma voglio proprio comprarmi un'idropulitrice. Quanto costerà? 400-500 euro. È tipo un Dyson. Ah, io ti dico, secondo me sta zona è pulita.
Ti sembra sporca? Un pochetto. Boom, 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 boom. Tanto rimarrà al 99%. Ah, mancano tutte le sedie. Quindi la prima zona tecnicamente l'abbiamo finita. Che poi la prima zona decido io che è una zona. Ho rovesciato tutto. Mo' che abbiamo finito la prima zona, te direi che se potremmo concentrare sulla grande sala. Prendi questo, spostiamolo tutto di là, sistemiamo prima i mobili o quel che riusciamo, perlomeno. Fai così e inizi. Vedi, tipo, è legno. Non mi sembra che vada bene l'idropulitrice. Sul pavimento va bene, però tipo sul tappeto dovresti sborrarci sopra. Però questo si può già sistemare? Se gode. Allora, sistemiamo i mobili che sono sempre un bel tumore. Boom, 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 boom. Boom, salta, boom, salta, boom. Ok, fatto, sistema il quadro, a posto. Statua di cavallo rampante, se gode. Io quando Nala vomita sul tappeto. A parte ci manca una prova qua sotto, eh. Che sicuramente in realtà in quella stanza occupata, cioè in quella stanza chiusa, che troveremo il tesserino dentro il culo di un cadavere, sicuramente. Così non si muoverà. È perché tocca leva questo prima, no? Questo lo metti qua ed è boom. Guarda che bella casetta, però. Prendi questo e pulisci qua, vai. Guarda qui come si elimina il sangue, che goduria. Prendi la cassa, metti la cassa. Dai una pulita per terra. Cioè, perché comunque pulisce, ma non ha una velocità così entusiasmante. Potrebbe andare molto meglio, no? Forse devo avvicinarmi. Guarda che bello, sì, guarda che, guarda come sparisce. Sembra uno di quei video tipo su TikTok che ti dicono mega pulizia veramente soddisfacente. Guarda qua sotto, fratello, ma come ci arrivo io là? Ma poi hai trascinato dei cadaveri sulle scale, eh? Non la pulimo meglio. Ah! Merda, forse costava dei soldi. Questo si può sistemare là e sto a posto. Guarda che bella casa, sembra casa mia. Non è vero, casa mia è una merda. Non è vero, è bella. Quindi appena definisce quello, boom, 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 boom. De una botta così, de una botta pure sul muro. A idropulitrice è sicuramente più rapido, ma non de troppo. Allora, mancano tre mobili, 70% di sangue, che chissà perché. Te riprendi tutto, stiamo al 70% di sangue, no? Ah, ma certo, perché manca sta porta. Ovvio, non arriverai mai al 100%, se gode. Ma poi c'è lui che macchia l'infinito. Ah, io pulisco tutto, poi voglio vedere lui che sgocciola sangue quanto... Mo ci lascia il secchio sotto. Ma guarda lì, ma questo è proprio da infami. Come ci arrivo? Guarda che lavoro. Ah, lo pulisce wireless fino a lì su, ho capito. Vabbè, tocca levare quel cadavere, perché se no... Fa una cosa, aspetta un attimo, leva il cadavere. Però dammi la luce. Non c'ho la luce. Luce. Massa, fratello, posso dire. Poteva andare meglio. Spingilo. Scusami. Ma fratello, ma è tutto buio, ma io come vedo? Ma questa è una tragedia. Prendi il ragazzo, lascia lì. Straordinario, stratosferico. Ma quello è considerato mobile? Certo che è considerato mobile. Ce n'era un altro, eccolo. Roba de scimmie. Manca un mobile, 10% di sangue, frate. È impossibile che non lo sto a vedere, eh. Infatti un po' qua. Vabbè, senti una cosa. Andiamo su. Ok, andiamo su. Questa la riprendi, perché non si sa mai. La situazione mi rende perplesso, perché non si vede un cazzo di niente, frate. Un attimo la Q. Vedi, in cianca... Ah, vedi, là ci stanno delle sedie. Ma guarda qui, fratello, hai fatto un casino. Allora, pia questo, intanto. Do cazzo stavano? Sistema questa. Sistema questa e manca erco. No, fratello, non si vede niente. Ma io come faccio? Mettila qua al centro. Oh, un po' meglio. Qua c'è qualcosa? No, qua non c'è niente. Questa che è? Oh? Ah, si ruba, sa soldi. Ah, eccolo qua. E questo si mette qua e ci siamo. Merda, è un casino. Ok, si ragiona. La pistola. Si è dovuto passare al piano B. C'è qualche iniziale? No, la prendiamo però. Ma vediamo. Anche qui non si può aprire. Bel casino, frate. Bel casino. Iniziamo a pulire. Allora, intanto questo lo sistemi. Allora, puliamo mezzo per terra. Ma questo, scusami, ma che è un tappeto? Ah, sì, è una moquette. Ma qua non c'è. Ah, ma il bagno è chiuso. Oh, merda. Com'è il bagno è chiuso? Un'altra prova. Fermo tutto. Penso di aver trovato la tua donna dei sogni. Vieni oggi, facciamo un affare. Soddisfa i requisiti. 23 anni, bionda. Proprio il tuo tipo. Suona bene, mandala a me. Sono due tessere in giro. O una tessera in giro. Intanto ruba tutto. E qua si può aprire. Non è che sta qua dentro qualche parte. Impazzirei. No, ma è impossibile, frate, che l'hanno nascosta così. Anche perché è roba della. Cioè, non è roba segreta. Qua non c'è veramente nulla. Questo non si apre. Qua sono sicuro che non c'è niente. Al bagno è impossibile. Il problema è che io devo fare sta cosa. Mi devo riempire il coso e portarlo su ogni volta. Ma questa è pazzia, questa è follia, questa è Sparta. Ti prego, non te rovescià, eh. Guardiamo bello in alto. Ok. Dico, questi si aprono? Qui non si apre niente. Vabbè, senti una cosa per volta. Dammi la spugna, la spugna. E direi perché? Perché intanto pulisci qua. Pulisci il quadro, che non so sicuro che vada pulito con la spugna, ma noi lo pulimo con la spugna. Vedi che comunque più sei attaccato più pulisce bene. Wireless non pulisce benissimo e lo puoi sistemare. Poi te mi direi che tocca fa er muro. Sono d'accordo con te, assolutamente. Ci mancherebbe Dio. Prima fai qua però. Per un attimo. 5, 4, 3, 2, 6, 7. Quale cazzo è? 5, 5. No, dove l'ho messo? Ah, di qua. Ho rotto tutto.
Buono. Allora, pulisce il muro. Anche perché mi ho trovato un cadavere solo, eh. Cioè, sono tre. Cazzo, stanno tutti gli altri. Guarda che bella soddisfazione, santo Dio. Voi preferite i video di indiani che costruiscono o i video di pulizia estrema? Frate, c'è un tizio su TikTok che pulisce i giardini della gente e li fa al pelo col suo tagliaerba. È una cosa straordinaria, secondo me. Allora, intanto te metti qua, ti prendi il secchio e te sistemi quello. E te sistemi pure questo. Ah, questo è finito. Buttalo di sotto, coglione. Guarda qua che casino. I rifiuti 100%. E questa si gode. Il problema reale è che io sono convinto che qua si deve raccogliere qualcosa. Sono chiuse due porte. Perché? Pulisci questo. Intanto pulimo tutto. Aspetta un attimo. Che quando vedo, cioè, è tutto capito così disordinato, mi crea fastidio. Secondo me per tappeto non va bene sta spugna. Guarda qua che schifo, frate. Pulisci tutto questo fottuto muro. Ok, pulisci. Ah no, questo non è sangue, mi ha ingannato. Questo non si pulisce proprio. Con la spugna bisogna farlo. Ok, e lo sistemi. E se gode. Questo sempre con la spugna, che è roba di sperma. Ok, perché non si mette? Perché roba da gay? Ok, matto, fuori di testa. Questo lo sistemi e se vola. Manca il cuscino, che è questo. Boom, ne manca uno che va a capire qual è. È questo qua, ma è sporco di merda. Pulisci tutto, se vola. E il divano è completato. Ma aspetta un attimo, più l'altra luce. Che non fa la luce che fa meno luce delle luci. Senti una cosa, e no, Gesù Cristo. Te metti R2, fai boom, 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 un po' di sperma. E se continua, piano piano, un passo alla volta. Se fa tutto, questo è tutto merito di mia madre, che mi faceva pulire la stanza da ragazzi. E ora guardami mamma, posso pulire una scena del crimine, sei orgogliosa di me? Pulisci quella, la puoi raccogliere, la metti un attimo qua, senza che si offenda nessuno. No, ho rotto tutto. Nell'ultima botta qua, è fatto. Questo lo puoi sistemare. Un occhio poco attento potrebbe dire, te ne puoi andare. E invece frate, pulisci tutto il sangue, 51%. La manca una sedia, ma questa è sporca di sangue? Madonna, è lercia, non è sporca, ma che è? Ok, come apro io queste cose? Che mi sto a perdere, scusa un attimo. La casa sembra pulita, ma manca un pezzo. Ne mancano due, anzi, dei pezzi. Mancano dei grossi pezzi. Frate, me sto anche aia. Fermo un attimo. Ma guarda te! Ma guarda te! Ma guarda qua, interagisci. Reimposta sti cazzo defusibili, a coglione. Oh, la prova. Inventario di lui, Xiao Yu, 21 anni, esotica. Ah, ma è tipo uno che va a donne? Qua manca la sedia. E yeah, sistemi immediatamente. Quello è un corpo che adesso sistemiamo, non ti preoccupare. Questo è un altro, apri. Porca troia. Guarda che cosa abbiamo qui. Hacking manuale, 0852. Ho sbagliato, 0852. 7608. 7608. 8, un fenomeno dell'hacking. Chiamatemi fenomeno dell'hacking, per favore. Se sei arrivato fin qui, apri. Dammi questi soldi, va. Ruba cocaina, ruba. Mazza quanti soldi, frate, sta scherzando. Ok, richiudilo, GG, dai. Sentimi a me, già ho visto un po' di cose che... Qua ho visto dei soldi, rubali. Che tocca fa? A parte pulì e basta. Eh sì, ma mancano delle cose, però, comunque. Un padre arrabbiato ha avuto una piccola chiacchierata col fidanzato buona nulla della fidanzata. Lo so, sì, è successo il macellaio. La mia parte preferita del videogame. Oh, però il problema è che qua, a parte starò... Ma vedi che... Ah no, perché è il bagno, sta dietro al bagno. Piano terra 99% di rifiuti, raga. Di nuovo, un'altra volta io non ci credo. Incredibile, incredibile. Ma dove lo trovo adesso? È un pezzo di nuovo dentro un muro. Ma comunque non è cambiata la situazione. Come Ah, si è aperto. Ah, ma che c'è? Qua altri soldoni. Ah, non erano tessere, erano semplicemente cose da rubare. Rubare? Rubare, rubare. Lo si chiude, questo si apre. Qua c'è qualcosa, no. Ruba la maschera, ruba tutto, frate. C'è altro? Non mi sembra. Bastava semplicemente rimettere l'elettricità. Quindi qua dentro adesso apriamo e c'è un altro corpo. Ah, la fica è stata distrutta. Non ha menzionato questo. Oh no, ma questa è la figlia. Per niente buono. Mancano due prove comunque, eh. Una luce UV qua. Quella è una cassetta. Metti un'altra luce UV qua sul cesso. Ma già basta in realtà. Oh, fortunatamente qua c'è questo. Quindi possiamo mettere questo qua. E si riempie. Cosa sono? Taglierini, merda. Gli ha tagliato i polsi. E l'ultima prova è questa. Una lettera, credevo che il vero amore mi avrebbe liberato dalla casa di famiglia che consideravo la mia prigione. Quando finalmente ho trovato l'amore e ho deciso di scappare con te, è stato come se tutti i miei sogni si fossero avverati. Non avrei mai immaginato che saremmo stati così infelici insieme. Mi ha fatto credere che la droga avrebbe risolto i nostri problemi. Aveva ragione. E riparato la nostra relazione. Le cose sono molto peggiorate, ti amavo, ma tu puoi amare solo te stesso. Ora non ho più nulla per cui vivere, niente. Si è suicidata. Si è suicidata, raga, una cosa tristissima. Però a noi non è che ci frega qualcosa. Noi demo pulì er sangue. Spero che finendo questa stanza mi dà il 100% del sangue pulito. Se no è un bel problema. Voglio vedere. Però comunque, cioè, mancano dei segreti. Cioè il segreto che abbiamo visto è uno solo. Impossibile. Pulisci tutto questo schifo. Guarda qui. Guarda qua che hai combinato. Te sei massacrata. Te sei.
Primo piano, posizione pulita, se gode. Tocca più a lei però. Esausta per droghe e relazioni tossiche, ha deciso di andarsene a modo suo. Vediamo se riusciamo a fare sta cosa. Madonna mia, Kobe, ci sei andato molto vicino. Oh, scusa. Ok. Elimina l'acqua insanguinata dalla vasca da bagno. Quindi c'è un modo per aprire la vasca. Ah, interagisci. E il sangue se ne va nelle fognature. E nessuno mai si renderà conto di quel che abbiamo fatto. Primo piano completato. E di sotto, giustamente, l'1%. Come cazzo lo trovo io? Eccolo! Se gode. 101, sì, la carica. E abbiamo fatto tutto. Sicuramente manca almeno una cassetta e almeno due segreti. Però abbiamo finito, cioè possiamo andare via. Vediamo un po' quante cose abbiamo skippato. Sangue pulito 100%. Spazzatura 101%. Non me la dà mobili 100%. Le prove tutte, corpi tutti. 6 punti abilità che ora usiamo. Cassette 1, 2, tutte. Manca un segreto. Dove cazzo era? E se torna alla casa? Allora, albero dell'abilità, vediamo al volo. Oh, ma c'è una torcia, sì. Ah, è legata al corpo, la torcia c'è. Ma qual è allora? Infatti, lampada che mette luce in tutte le direzioni. Te lo fai così, abbiamo completato. Una lampada aggiuntiva la fai così, completiamo anche quella. Tocca fa questo, che roba è? La capacità del sacco è il 20%, sì. Oh, la scala, frate. La scala la sblocchiamo. Puoi portare un mocio aggiuntivo e una spugna aggiuntiva. Questa è GG. La capacità dell'idropulitrice di pulire macchie. Ma io me la farei, dai. Io non so la torcia. Madonna, ma cro. Si conclude la giornata di pulizia anche oggi. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo pulizia dei cadaveri. Noi ci sentiamo domani, probabilmente con un nuovo video. Oggi non so che giorno sia, però probabilmente domani esce Pokémon. Ovviamente questo gioco lo finiremo, lo continueremo e lo finiremo, perché boh, a me piace, mi dà soddisfazione vedere queste macchie di sangue che se ne vanno. Grazie mille a tutti.